Salve, sono il dottor Marco Cosimi, mi sono laureato in medicina e chirurgia nel 1985 presso l'Università La Sapienza di Roma. Sono specialista in chirurgia vascolare al Policlinico Gemelli di Roma, in chirurgia generale presso l'Università La Sapienza di Roma e a Tor Vergata, presso l'Università Tor Vergata di Roma in urologia. Intendo parlarvi di un importante Nobel della medicina, un premio molto importante perché ha cambiato il volto con cui noi guardiamo a molte patologie, a molte malattie e anche alla loro terapia oggi. È un premio Nobel di circa 20 anni fa, quindi nel 1998, tre importanti scienziati hanno fatto conoscere a tutto il mondo scientifico che il nostro apparato vascolare, se è sano, è in grado di produrre un gas chiamato ossido nitrico per il beneficio dei tessuti. È un gas che ha una vita breve, 7 secondi, che passa attraverso le membrane cellulari e coinvolge rapidamente le funzioni più delicate della muscolatura sfinteriale, vale a dire dell'urinare bene, delle buone evacuazioni e della pelvi maschile e femminile, vale a dire quella regione anatomica che è la parte più bassa del nostro bacino, dove ci sono tanti apparati anatomici delicati e importanti. La cognizione che l'ossido nitrico è importante, importantissimo, è molto ben recepita in medicina attualmente dalla moderna cardiologia, dalla moderna cardiochirurgia, ma un pochino meno da altre branche che hanno meno confidenza con le necessità considerate meno vitali di queste funzioni. Ma è importante comprendere oggi che noi dobbiamo impegnarci per una strada e un percorso meno chirurgico, meno aggressivo e più risolutivo di questo vero e proprio organo che si chiama organo endotelio, così è stato definito dagli scienziati che l'hanno studiato e nelle cattedre universitarie di medicina di tutto il mondo. L'organo endoteliale è un organo situato nella parete di tutti i vasi sanguigni. Se sono sani, fa una sua funzione che è ritenuta indispensabile per il nostro organismo. Da qui il nome di organo. Questo è l'ultimo organo che è stato scoperto nella medicina attuale. Quindi è un organo molto importante per le sue funzioni ed è importante recuperarlo come medico per me anche, e come proctologo anche per le emorroidi. Una patologia troppo spesso un po' banalizzata, ma che le recenti scoperte scientifiche e mediche, e in particolare dopo quel 1998 e quel Nobel, abbiamo il dovere di guardare sotto un altro profilo, quello di recuperare e rigenerare i tessuti e le funzioni di questo stesso organo, di cui abbiamo il dovere di interessarci come medici. Quindi, perseguire questa strada può essere molto importante per voi, per i pazienti, sotto il profilo del recupero delle funzioni vescicali, urinarie, oltre che proctologiche, vale a dire anali e rettali. Quindi si tratta di recuperare la forma, la normalità di quelle strutture chiamate plessi venosi, del plesso venoso anorettale, dei plessi venosi della pelvi, le quali sono delle reti che se perdono la loro anatomia, la loro integrità, perdono quello stimolo per produrre ossido nitrico. Stimolo che è un danno reversibile che può essere recuperato purché però si voglia perseguire la strada di guarigione di questi plessi. Quindi per poter guarire da questi danni anatomici noi abbiamo oggi modernamente delle belle possibilità. La possibilità di poter far liberare nei tessuti dei pazienti delle proteine di guarigione note come fattori del crescimento cellulare. Sono proteine liberate dalle nostre stesse cellule che le contengono e che sta a noi come medici stimolare la loro produzione. Stimolarne la liberazione nella pelvi maschile e femminile vuol dire guarire dal danno vascolare, venoso, diffuso che ha portato al danno importante di questo organo endoteliale e all'impossibilità per l'ossido nitrico di essere adeguatamente liberato nella pelvi maschile e femminile. È molto importante comprendere che la terapia è una terapia indolore realmente, è una terapia ambulatoriale, è nata per poter iniettare da parte del medico che la segue
una soluzione salina di salicilato di sodio all'interno in modo indolore del suo plesso venoso anorettale. Questo procedimento è in grado di far liberare i fattori di accrescimento cellulare dalle stesse cellule infiammatorie e portare a una correzione del danno anatomico di questi plessi venosi.